le dimensioni contano. E se ti hanno detto il contrario, mi dispiace, ma ti hanno sempre preso in giro. Lasciatelo dire da un'archeologa. Perché noi lo sappiamo che se vuoi essere ricordato nella storia, devi esagerare. Io sono Archeomilla, sono un'archeologa e sul mio canale parlo del mio lavoro e di tante altre cose interessanti. Quindi seguimi. Ma torniamo al discorso delle dimensioni. Perché l'essere umano è da sempre affascinato da ciò che è estremamente grande, come le piramidi di Giza o i Buddha dell'Afghanistan o persino il Colosso di Rodi, che continua a essere considerato una delle sette meraviglie dell'antichità, pur non esistendo più. Ma l'uomo non è attirato solo da ciò che è estremamente grande, ma anche da ciò che è estremamente piccolo, come questo. Questi due minuscoli oggetti provengono da uno dei miei scavi. E ora ti spiego di che cosa si tratta. Non sono né due gommini né due liquirizie. Si tratta di due perline in steatite e hanno circa 6.000 anni. Sì, sono l'opera dell'uomo del Neolitico. Non so tu, ma io quando le ho viste sono rimasta di sasso. Sono così perfette che sembrano fatte con lo stampino, ma in realtà sono fatte a mano con degli strumenti di pietra. E di queste perline ce n'erano decine a formare una collanina che poi divenne corredo di questa sepoltura. Questo è l'aspetto che doveva avere in origine la nostra collanina. E queste che vedi sono altri esempi di perline millimetriche ritrovate in contesti simili, sempre del periodo neolitico.